aspettando la parata dei turchi. Il prossimo 29 maggio, come ogni anno, Potenza ospiterà questa storica e suggestiva rievocazione che prelude ai festeggiamenti in onore di San Gerardo, il santo patrono del capoluogo. TRM, intesa come realtà editoriale della Basilicata, nella logica di allargamento all'intero territorio lucano, grazie al bouquet conferitole dal passaggio al digitale terrestre, coerentemente con questa linea editoriale allargata appunto all'intera Basilicata, seppure con uno sforzo editoriale importante, ha deciso di dedicarsi, come è accaduto negli ultimi tempi anche per tante altre manifestazioni peculiari del territorio lucano, della provincia di Matera, di quella di Potenza e dei due capoluoghi, a questa manifestazione. Certo, ci sarà modo di seguire attentamente e in vari modi il giorno del 29, il giorno della parata dei turchi, ma seguendo una formula ben consolidata, oliata e regimentata anche in altre occasioni, ha deciso anche di avvicinare gli spettatori a questo momento con due appuntamenti quotidiani nell'ambito della programmazione di TRM H24, quindi due strisce quotidiane alle 14.45 e alle 15.15 e poi alle 19.15, alle 19.45, alle 23.15, alle 23.45 in replica, curate principalmente dai referenti potentini Margherita Sarli e Nico Basile col coordinamento della redazione. Partiamo con un messaggio ben augurale del sindaco di Potenza Vito Sant'Arsiero, raccolto nei nostri studi potentini. Ci dice come la comunità sta attendendo la giornata della parata dei turchi. Con il solito entusiasmo e la solita grande capacità di partecipazione e anche di accoglienza. Ancora una volta, come ormai avviene da qualche anno, con un modello che ormai consideriamo standard, le grandi celebrazioni che accompagnano i festeggiamenti per il nostro santo patrono sono celebrazioni che vivono del grande protagonismo della città e delle sue associazioni, con il comune che ovviamente in tutto ciò si ritaglia un ruolo di sintesi, un ruolo di organizzazione, un ruolo che tiene dentro in un unico filo conduttore tutto quanto avviene in città. Ovviamente il momento clou è la storica parata dei turchi, oltre 1.000 figuranti quest'anno per proporre i tre quadri che caratterizzano la parata: il quadro del 1100, il quadro del 1500, il quadro del 1800. E con i giorni precedenti che vivono anche di elementi che caratterizzano la parata, la costruzione della jacchera, questa grande torcia fatta di canne, viene realizzata in uno degli spazi del nostro centro storico, i cinti vengono realizzati negli spazi del centro storico, le musiche che accompagnano la parata vengono riproposte nei giorni precedenti da un coro e da un'accademia musicale nel nostro centro storico. Avremo il campo dei turchi come lo scorso anno e avremo anche un accampamento medievale nel nostro parco di Montereale, che rappresenta un grande elemento di novità delle celebrazioni e manifestazioni di quest'anno. Sarà ancora un grande evento. Consentitemi di ringraziare TRM per le attenzioni che state portando nei riguardi della nostra parata. È molto bello che il sistema dei media locali percepisca e sostenga il recupero delle tradizioni, in modo da farlo diventare un vero e proprio elemento e fattore di sviluppo per l'intero territorio. Ma entriamo nel vivo delle celebrazioni della parata dei turchi. Come si è detto, 29 maggio, il giorno, della storica rievocazione, riviviamola con delle pillole tratte dall'edizione del 2012 a cura di Video System Broadcast, interviste ai figuranti e ancora un briciolo di storia prima che Margherita Sarli, nella fascia successiva, l'approfondisca ulteriormente. Grazie. 20 anni da turco, com'è questa vita? Beh, è una bella esperienza, almeno da parte mia. Quindi sono soddisfatto, sono contento e mi va bene così. Lo farò sempre fin quando avrò la forza di farlo. Però diciamo il nakhire è vuoto, no? È finto solo.
Beh, va bene, quello è un simbolo proprio per far sì che una volta il Gran Turco fumasse l'Arghinea. Si dice che insomma San Gerardo, la leggenda, dice con schiere angeliche, abbia bloccato i turchi, ma i turchi come sono visti qui a Potenza? I turchi qui a Potenza sono visti proprio come una grande festa, che questi sono secoli e secoli e secoli che fanno questi turchi qua, perché è una cosa successa veramente e quindi vanno avanti così. Tanto è vero che mi sa che l'anno scorso hanno dato pure un premio a chi, gli organizzatori dei turchi. 19:30 parte da qui, in poche ore quasi 1000 anni di storia. Sì, esatto, è così, in poche ore attraversiamo, diciamo, dal 1100, poi arriviamo al 1600 e arriviamo fino al 1800. La banditrice un ruolo particolare? È un ruolo particolare, era una figura diciamo popolare che annunciava delle cose nei paesi, nelle città, e quindi il mio ruolo è quello di annunciare l'arrivo della parata e nonché della Iaccara nella chiazza d'Usieggio, così si chiamava una volta. In potentino potenzese, come si dice? Potentino. Potentino, sai cosa dirai? Una parola, quelle fra le più incomprensibili, potentino, qual è? Non saprei. Ce ne sono troppe, ce ne sono non tante. Sono proprio una potentina puro sangue, però. Ah, sei anche tu, insomma, una di qua. Allora, noi intanto, proprio per capire cos'è questa città, Potenza, crocevia di tante culture, centro importantissimo nel Medioevo, abbiamo realizzato un'eclipse, una storica che ci racconterà appunto la realtà di questo territorio fantastico del capoluogo della Lucania, e poi abbiamo ascoltato una ricercatrice del CNR che proprio sulla parata degli turchi ha dato delle novità importantissime. Ascoltiamo insieme questi contributi. L'antica città, circondata da mura, difesa da torri e porte, che per la sua caratteristica di fortezza fu chiamata Potenzia, sorse nell'alta valle del fiume a 820 metri d'altezza. La vicenda storica risale all'età greca e all'era della penetrazione stradale romana in Lucania, intorno al 150 a.C. Il primo insediamento era nell'attuale rione Murate, dove si stabilirono gli abitanti scesi da Serra di Vaglio, sfuggiti a un saccheggio dei Romani. Potenza fu un centro florido durante l'impero. La sua importanza diminuì quando, per l'ascesa di Grumentum, perse la funzione di luogo centrale della vita politica. Saccheggiata da Alarico nel 402, fu aggregata nel secolo successivo dai Longobardi al Ducato di Benevento e poi al Principato di Salerno. Quella di Potenza è storia di lotte, di guerre, di fortificazioni. È quasi la continuazione del palazzo arcivescovile La Cinta Muraria, che da Porta San Gerardo definisce l'extramurale potentina e si allunga fino alla torre del Palazzo Bollettino, che continua, poco più in là, con Porta San Giovanni. Sul versante opposto, Porta San Luca, che prende il nome dall'attiguo, omonimo convento, teatro delle vicende narrate da Carlo Alienello nell'eredità della priora. Entro le mura, i palazzi dei nobili potentini. È del XVII secolo il Palazzo Bonifacio. Nel cortile interno, feritoie e mascheroni con ganci per legare i cavalli testimoniano dell'uso fattone come fortino. Chiuso tra due piazze è il Palazzo Loffredo, rara testimonianza dell'edilizia nobiliare del XVII secolo. Fu fatto costruire dal conte Carlo Loffredo nel 1612 e la famiglia lo tenne fino al 1801. In passato ha ospitato il Convitto Nazionale e il Conservatorio Gesualdo da Venosa. Lo caratterizzano un loggiato in pietra con archi a tutto sesto e finestre su mensole. Rievoca i moti del 1860 Piazza 18 Agosto, principale snodo delle vie cittadine, e nel Settecento sentiero di accesso alla città da Taranto, Napoli e Laurenzana. In passato era piazza sedile, la piazza del seggio del popolo,
la moderna piazza Matteotti, su cui si apre il palazzo del municipio. Esisteva già nel Medioevo. Sul lato destro, incassata nell'angolo di un fabbricato, una cariatide, probabilmente quanto rimane dell'antica chiesa di San Nicola. Accanto all'ottocentesco palazzo del governo, ne chiude un lato il teatro stabile. È un piccolo gioiello che ripete, nell'architettura e nelle decorazioni, i motivi del Teatro San Carlo di Napoli. Opera della borghesia potentina, fu costruito tra il 1857 e il 1880, in una città con solo 15.000 abitanti, per iniziativa di privati cittadini. Quella di Potenza è storia di distruzioni e ricostruzioni. Rioni su rioni si sono affiancati in una crescita piuttosto irregolare dopo il bombardamento del 1943. Nell'80 e nel 90 è ancora terremoto ed è ancora ricostruzione. Le Cuntane, i vicoletti del centro storico, i vicinati, le corti, le piazzette ritornano prepotenti nei progetti dell'ultima ricostruzione, attenta ai colori, agli ambienti, alle atmosfere. Un'operazione in gran parte riuscita. La pietra, le insegne dei negozi, le decorazioni della moderna via Pretoria tendono a rispettare la storia raccontata da questi antichi palazzi, lungo quello che per i romani insediatisi a Potenza era il decumano. Era ed è la strada principale. Divide la città in due versanti, attraversandola longitudinalmente nella parte più alta e più antica. Probabilmente deve il suo nome a un'iscrizione romana sulla facciata della chiesa della Trinità, con inciso il nome di Publio Pletorio. Parallela a via Pretoria e la via del Popolo. Lastricata di pietre laviche fu edificata poco prima della visita di re Ferdinando II di Borbone, nell'autunno del 1846. Lungo il suo tracciato, in periodo francese, il fornaio Pontolillo aveva già costruito il suo forno e la sua casa, vicino Porta Mendola, una delle porte scomparse della città. Rimane perlomeno il nome di Porta Salza, il cui borgo risale al 1720, anno di una massiccia immigrazione dal contado.